ha recentissimamente pubblicato un volume in questo senso che meriterebbe di essere preso in considerazione anche per cogliere quelle evidenze che non sono così immediate ma che richiedono una grande sensibilità. Ma l'interesse di questo mio intervento, e concludo, è che sempre di più il decisore politico deve stabilire canali di comunicazione intensa con quello che è il committente delle richieste di risorse che viene dal mondo scientifico e dal mondo della clinica. Oggi, come diciamo più volte, bioetica, biogiuridica, biopolitica funzionano solo se funzionano insieme e la decisione politica funziona solo se ha un substrato forte dal punto di vista scientifico, ma lo studio scientifico a sua volta non va da nessuna parte, non ha gambe se non ci sono poi le risorse concrete che la politica può mettere a sua disposizione. Grazie. La ringrazio. Lo poniamo in votazione. Commissione e Governo contrari. Votazione aperta. Abbiamo votato tutti? Isuraca, l'abate e poi chiudiamo. Ci siamo? Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.51, onorevole Russo, ha chiesto di intervenire. Io proverei a chiedere alla Camera un atto di riflessione ancora, anche un sussulto d'orgoglio, un atto di respiscenza, insomma un modo per provare a dare risposta al tema che abbiamo offerto, anche provando a rispondere al primo tema che abbiamo invocato. E cioè che l'articolo 2 recita al fine di dare esecuzione alle sentenze. Al fine di dare esecuzione alle sentenze, questo provvedimento non dà esecuzione di quelle sentenze. Abbiamo detto non migliora la raccolta differenziata, peraltro in Regione ormai la raccolta differenziata ha raggiunto, se non fosse per il Comune di Napoli, una buona performance. Non risponde alla...